La seconda puntata di Una notte a Vercelli sarà dedicata ai musei cittadini e questa sera iniziamo da Via Verdi, dove si trova il Museo Leone. A questo punto proviamo a bussare per vedere se qualcuno ci apre. Benvenuti. Grazie. Ad accompagnarci questa sera nella visita al Museo Leone il conservatore Luca Brusotto, che ci racconterà qualcosa di questo meraviglioso ambiente. Ti ho accolto in Casalciati, questa è Casalciati ed è un po' il biglietto da visita del nostro museo, del Museo Leone, è una casa nobile della fine del 400, inizio del 500 ed è la casa della famiglia Alciati, una famiglia della nobiltà vercellese del Medioevo. Questa è una casa dove tante volte quando i visitatori entrano ci chiedono ma dove sono i monaci, quando è stata lasciata questo chiostro dalle suore. No, in realtà non è mai stato un edificio religioso, era il modo di costruire le case della nobiltà vercellese del Rinascimento, che poi nel corso del tempo è entrata in proprietà di Camillo Leone e della sua famiglia e poi è stata unita a Palazzo Langosco, che si trova dall'altra parte dell'isolato e oggi ospita le collezioni archeologiche, da una manica di raccordo, da un edificio che è stato appositamente costruito nel 1939 in soli 4 mesi per ospitare le collezioni archeologiche del museo in occasione di una importante visita che Benito Mussolini compì a Vercelli il 17 e il 18 maggio del 1939.
Dopo una passeggiata notturna all'interno del museo, eccoci arrivati in una sala particolare dove Luca ci racconterà una curiosità. Siamo nella sala di Santa Maria Maggiore, dedicata all'antica concattedrale di Vercelli, che fu demolita nel 1777. E questa ai nostri piedi è la lastra tombale del cavaliere Jean de Soisy. Questa qui è la più antica lastra tombale a figura intera sul territorio italiano. E raffigura questo cavaliere francese che nel 1282 venne in Italia per andare a Roma e deporre la causa di beatificazione del suo sovrano Luigi IX, San Luigi, che sarebbe presto diventato santo, e di ritorno da Roma, tornando in Francia, a Parigi, morì qui a Vercelli, non sappiamo come. La particolarità di questa lastra è che fu ritrovata all'incirca alla metà dell'Ottocento in un balcone, in un cortile di Corso Libertà, dove era stata trasformata nel pianerottolo di un balcone. Durante i lavori di demolizione fu ritrovata e raccolta subito dal padre Bruzza, portata nel suo lapidario e poi col tempo arrivò qui al Museo Leone, dove nel 2009 l'abbiamo studiata e poi finalmente l'abbiamo esposta. Siamo nell'atrio della carrozza. Luca, ci spieghi che cos'è? Beh, è l'atrio dove si trova questa carrozza che è conosciuta come la carrozza di Napoleone, perché Napoleone, quando venne a Vercelli e soggiornò a Vercelli nel 1800 dopo la battaglia di Marengo, leggenda vuole che requisì questa carrozza, che era in realtà quella dell'arcivescovo Carlo Filippa di Martignana, e si faceva scarrozzare in giro per Vercelli l'imperatore utilizzando la carrozza del vescovo per dimostrare la superiorità del potere temporale su quello spirituale. Questo vuole la leggenda, ma non c'è prova che ciò sia veramente avvenuto. Io dico sempre che, insomma, le carrozze di Napoleone sono un po' come i letti di Garibaldi, si trovano un po' ovunque. La nostra visita è terminata. Ringraziamo Luca per l'interessante opportunità e invitiamo tutti coloro che sono interessati a visitare e vivere il Museo Leone. Grazie ancora, Luca. A presto.
e dopo il Museo Leone, facendo una breve passeggiata, siamo arrivati al Museo del Tesoro del Duomo, che adesso andremo a visitare, anche qui alla scoperta di qualche curiosità e mistero. Seguitemi. Siamo all'interno del Museo del Tesoro del Duomo, in compagnia di Sara Minelli, conservatore, che ci racconterà qualcosa sul museo stesso. Il Museo del Tesoro del Duomo è nato nel 2000 e racconta la storia dell'Arcidiocesi di Vercelli con l'esposizione dei beni di proprietà del capitolo metropolitano della Cattedrale di Sant'Eusebio, un patrimonio che dal IV secolo fino ai giorni nostri dà un'idea di quella che era l'importanza della diocesi in età tardoantica, medievale e anche nei secoli successivi, con tutte le sue leggende e curiosità. E questa notte Sara ci racconterà due curiosità del museo. Siamo davanti alla prima. Uno degli oggetti più curiosi della collezione di reliquiari del Museo del Tesoro del Duomo è quello dedicato a Santa Caterina e la Beata Vergine. È un reliquiario architettonico, all'interno è inglobato un corallo che nel Medioevo aveva un significato molto forte sia dal punto di vista religioso, perché simbolo del sangue di Gesù, sia dal punto di vista profano, perché era uno di quegli elementi che troviamo sulle tavole imbandite del Medioevo per necessità, cioè per capire se all'interno degli alimenti c'erano dei veleni, quindi veniva utilizzato proprio nelle tavole dei grandi aristocratici. Questo reliquiario in particolare ha un corallo che è stato donato alla cattedrale da Martino de Bulgaro, un canonico della chiesa stessa. Siamo nell'anno eusebiano e qui abbiamo una reliquia che per il tema, l'argomento, è particolarmente curiosa e possiamo anche dire misteriosa. E su questo ci racconterà qualcosa Sara.
Assolutamente misteriosa, perché all'interno del reliquiario è conservata la pietra che lapidò Sant'Eusebio, ma noi sappiamo che Sant'Eusebio non è stato lapidato, è morto probabilmente di vecchiaia qui a Vercelli. Nella vita antiqua, la sua agiografia, che è stata scritta molti secoli dopo la sua morte nel 371, si ricorda la lapidazione da parte degli Ariani, ma è una finzione letteraria, quindi è un mistero perché comunque esista una reliquia, quindi una prova tangibile e materiale di un fatto che non è avvenuto. Sara, io ti ringrazio per la visita al museo, piacevole, curiosa, molto interessante, e invito i cittadini e coloro che vengono da fuori città a fare un salto qui a visitare questo museo, che ne vale particolarmente la, non diciamo la pena, ma la visita. Grazie a te, alla prossima. Alla prossima. Stasera appuntamento al Museo Borgogna, dove oltre a vedere qualche sala all'interno di questo splendido edificio, sentiremo raccontare due curiosità su due dipinti sicuramente particolari. E adesso entriamo all'interno del museo. Siamo con Cinzia Lacchia, conservatrice del Museo Borgogna, che ci racconterà qualcosa sul luogo in cui ci troviamo in questo momento. Benvenuto Gianluca al Museo Borgogna in questa notte, serata particolare, una casa museo che è stato ed è un grande museo che accoglie tante opere d'arte, e grazie al nostro fondatore, l'avvocato vercellese Antonio Borgogna, che dedicò tutta la sua vita ad acquistare opere d'arte in giro per l'Italia, per l'Europa, spingendosi dalla Norvegia ma anche fino al Nord Africa, in Egitto, creando questa casa affascinante di opere d'arte di grande raffinatezza. È diventato col tempo il museo che è la casa che accoglie e ha accolto dipinti strappati da chiese, da edifici, tante donazioni e collezioni anche di privati, facendone oggi un museo davvero grande con opere che vanno dal 400, dal 1400 fino al XX secolo, sia di pittura, di scultura e di tante arti decorative. Thank you.
Cinzia questa sera ci racconterà due curiosità su due dipinti in particolare e sono sicuro che troverete la descrizione particolarmente interessante. La stanza in cui ci troviamo qui al primo piano del museo è una stanza che raccoglie delle opere molto significative, particolari e curiose e che rispecchia quel gusto eclettico ma anche internazionale di Antonio Borgogna, che le acquistò in Germania a delle esposizioni importanti verso la metà degli anni 80 dell'Ottocento. In particolare il grande dipinto che sta alle nostre spalle raffigura una scena poco conosciuta, è il Tribunale della Santa Veeme, una sorta di tribunale segreto, leggendario, fondato, la leggenda vuole, da Carlo Magno e che poi doveva essere in qualche modo il braccio parallelo alla magistratura, alla giustizia ufficiale, ma in realtà questi dieci rappresentanti di varie classi sociali nel tempo lo fecero diventare una sorta di appunto tribunale personale, ecco. Ed è particolarmente curioso il fatto che assistiamo proprio alla scena dove questo inquisito, questo giovane che riconosciamo con la benda in testa, è stato portato da questi giudici in questo bosco segreto vicino a una grotta sotto un grande monumentale albero di tiglio, albero mitologico sotto il quale appunto si amministrava la giustizia, per essere giudicato e condannato. Condannato secondo appunto le norme che prevedevano il fatto che segretamente fosse prelevato dalla sua casa, bendato per non conoscere il posto dove si trovava questo tribunale segreto e di fronte a questi giudici che li vediamo intenti ad ascoltare le accuse che l'altro magistrato sta indicando sul giovane, sono pronti a giustiziarlo, come denuncia questo altare sul quale è posto questo pugnale, questa spada. Cinzia, che cosa ci racconti sulla chiesa interdetta? È un dipinto di grande fascinazione per questo meraviglioso paesaggio innevato, silenzioso, dove vediamo che scendono ancora dei fiocchi di neve. Ma questi fiocchi di neve scendono su una sorta di muretto che racchiude un cimitero, una chiesa, i cui simboli, dalle campane ai simboli religiosi, allo stesso accesso è stato chiuso e quindi interdetta la possibilità di entrare. Il titolo, il soggetto, viene ribadito da questa tabella, linea sulla quale c'è proprio scritto chiesa interdetta, e questo straordinario pittore tedesco, Nikutowski, ha voluto in qualche modo rappresentare, nonostante la meravigliosa realismo descrittivo di tutti i dettagli, una bara bianca coperta da questo lenzuolo nero come
lo stesso lenzuolo nero, drappo nero, copre il crocifisso nel cimitero, le campane, silenziosa, abbandonata da probabilmente il becchino, che si deve essere allontanato da poco, come ci fanno notare le impronte sulla neve, mentre stava proprio scavando la fossa per deporre questa bara. Una bara il cui unico compagno è questo cane fedele accostato. E in questo silenzioso inverno, che è anche un po' la metafora della morte, noi dobbiamo ancora scoprire cosa è successo per come atto scandaloso che ha costretto la Chiesa, perché l'interdetto viene proprio emanato dalla Chiesa, o su delle persone o su dei luoghi nei quali si è svolto un fatto increscioso. E quindi l'accesso è sconsacrato, diventa tutto sconsacrato. Siamo ancora alla ricerca di capire cosa successe in questo paesaggio, in questo villaggio, che sicuramente prima o poi riconosceremo della Germania visitata da Borgogna durante i suoi viaggi, e raccontato da questo artista straordinario della scuola di Düsseldorf, con questa particolare tecnica fotografica nella resa dei dettagli, di ogni dettaglio del dipinto. Cinzia, ma questo sottofondo musicale che sentiamo? Questo museo è una casa che accoglie tutte le arti e quindi spesso, oltre a tanti eventi, laboratori, ci sono una prestigiosa rassegna concertistica, e quindi ora ti congedo. Con appuntamenti anche serali, quindi. Assolutamente sì, anche serali. Io ti ringrazio per la visita intensa, interessante. E naturalmente invito tutti i cittadini e anche chi ha la fortuna di venire da fuori a Vercelli a fare una immancabile visita al Museo Borgogna. Grazie ancora Cinzia. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.